formazione è quello che io avevo preso dalla lettura di questi libri di Sapkowski. Non solo, perché soprattutto in questi ultimi anni si sta dando sempre più attenzione alla narrazione nei videogiochi. Per esempio, un videogioco che secondo me è veramente molto bello da giocare, anche per chi non è abituato a giocare, non ha niente a che vedere con gli sparatutto, i picchiaduro, oppure con i videogiochi di azione, violenti, i videogiochi d'avventura. È una vera e propria storia, è una narrazione. Questo videogioco è disponibile presso la nostra rete bibliotecaria CSBNO, si chiama Life is Strange. Soprattutto la particolarità di questo gioco è che noi, attraverso l'interazione con questo personaggio, possiamo avere tantissime possibilità narrative, perché possiamo, appunto, la caratteristica di questo, vi spiego in due parole che cos'è. Mettiamo i panni di una ragazzina di 18 anni che vive in un paese di provincia, un paese della provincia americana, che ha una vita tipica di quell'età, quindi con le amicizie, le difficoltà nella crescita, gli episodi di bullismo, e che a un certo punto scopre di avere questo potere, il potere di riavvolgere il tempo e di rivivere gli eventi del passato e di poterli cambiare. Quindi le possibilità di narrazione che ci sono nelle nostre mani e sono veramente tantissime. Poi vabbè, il gioco è veramente molto emozionante, perché ci fa vivere anche delle emozioni direttamente attraverso questi personaggi. Quindi per chi ha, io lo consiglio per chi è un gioco per adulti dai 16 anni in su, lo consiglio per chi si trova ad avere dei pregiudizi nei confronti dei videogiochi, per chi ama la lettura, la narrazione, i romanzi, ecco, credo che questo sia veramente un videogioco molto molto adatto. Perciò c'è possibilità di trovare letteratura in un videogioco, Cri? Sì, è possibile, sia perché appunto molti videogiochi traggono le storie dai libri pubblicati, da romanzi, ma sia proprio perché i videogiochi raccontano delle storie. Sì, se pensiamo ai videogiochi di quando eravamo ragazzi noi, che c'era una stanghetta, una pallina, adesso è proprio un altro mondo. Anche a me è capitato di giocare ad Assassin's Creed, e lì c'è tutto un percorso nei giardini di Babilonia che sembrano quasi, per certi versi, in alcuni aspetti, dei romanzi storici, dove ci sono delle rivisitazioni veramente particolari. E Cristina, tutti questi giochi di cui ci hai parlato, come possono entrare in contatto con la biblioteca? Cioè, uno deve per forza comprarseli questi giochi, o può usufruire anche di alcuni servizi della biblioteca? Allora, guarda, da qualche anno le biblioteche internazionali, le biblioteche anche in Italia, propongono il gioco, oltre che il gioco in scatola, anche il videogioco nei propri scaffali, quindi disponibili al prestito a casa. Ma non solo, in molte biblioteche sono presenti delle console, che siano PlayStation o Xbox, insomma le più commerciali, e permettono il gioco in loco. Questo fa sì che la biblioteca abbia modo di organizzare degli eventi che quindi creano comunità all'interno della biblioteca, fanno incontrare persone di età differenti. A questo proposito, per esempio, diciamo, noi a Sesto, nelle biblioteche di Sesto, per il momento non abbiamo abbiamo una console disponibile. Non per abbiamo... il momento, hai detto bene, Cri, per esatto. Il momento. E non abbiamo videogiochi disponibili nella nostra sede. In realtà però altre biblioteche della rete bibliotecaria hanno dei videogiochi, delle console che sono disponibili e possono essere utilizzati da tutti gli iscritti alla rete CSBNO, quindi non solo da chi è cittadino di quel comune. Quindi dicevo, anche noi come biblioteca di Sesto abbiamo organizzato un piccolo evento legato ai videogiochi proprio l'anno scorso a novembre, in occasione della International Games Day at Your Library, che è un evento internazionale che si propone ogni anno in tutto il mondo, che vuole
come si può dire, vuole pubblicizzare, ecco, il gioco, promuovere il gioco in biblioteca. Proprio in questa occasione abbiamo fatto un piccolo evento FIFA, è stato molto bello, grazie alla, a Francesco che ha messo a disposizione la sua console e il suo gioco. Abbiamo potuto organizzare questo piccolo evento. Però grazie anche a voi due che avete organizzato una giornata meravigliosa, dove abbiamo per la prima volta visto il video games in biblioteca, abbiamo visto una folla di ragazzi e non solo, dove hanno giocato e hanno visto quella giornata meravigliosa. Il bello di quelle giornate è proprio questo, che vedi in biblioteca ragazzi, giovani, che magari durante l'anno vedi meno o magari non vedi proprio. Possiamo così dire che la biblioteca sta cambiando un po' anche le sue azioni sul territorio legate alle persone, no? Un tempo erano libri, poi siamo passati a organizzare eventi sempre legati a libri, e adesso si sta veramente trasformando come un luogo per stare bene insieme. Un luogo dove arrivi e puoi leggere il giornale, puoi discutere di quello che leggi, puoi trovare un videogame e se hai la console puoi giocare anche insieme. Stare insieme e non... Io l'ultima cosa volevo chiederti, Cristina, e invece nel catalogo CSBNO, in questo periodo soprattutto in cui non si può andare in biblioteca, c'è la possibilità di fare qualcosa legato ai videogiochi da parte dei nostri utenti? Allora sì, sempre grazie alla vastissima, grandissima biblioteca digitale Media Library Online è possibile accedere a tantissimi giochi degli anni 80 che venivano proposti su varie piattaforme, Commodore, Amiga o giochi arcade. Attraverso appunto Media Library Online è possibile giocare a questi giochi attraverso un emulatore. Ce ne sono tantissimi, penso a quelli che acquisti io. Sono più affezionata, Tetris, Pac-Man, sì. Prince of Persia, tutti siamo passati da lì, Cri, quello che sparavi alle navicelline, com'era? Cos'era? Galactica? No, che abbiamo fatto il murales anche in biblioteca. Sì, vabbè, Elios, me lo chiedi così. Space Invader. Bellissimo. Sì. Ebbene, allora Cristina, noi ti chiediamo di rimanere perché l'ospite che sarà dopo di te, vorremmo ce lo presentassi tu, visto che è un tuo collega e amico. Perciò mandiamo il prossimo brano, Elios. Un piacere. Prossimo brano e prossimi consigli alla lettura. Vai. Un libro assolutamente da leggere è Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Quando ricomincia tutto, però un libro assolutamente da leggere è Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese. Ciao a tutti. Un libro assolutamente da leggere è La casa delle voci di Donato Carrisi. Bellissimo, ben rientrati, abbiamo ascoltato di Giovanotti Nuova Era. Cristina, a te. Sì, sì, allora sono molto emozionata di avere qui con noi Roberto Puzzulu della biblioteca del Centro Servizi Culturali di Macomer, perché è sardo come me, innanzitutto, e già questo per me è un'emozione, avere un conterraneo qui con noi in trasmissione, e poi perché è un collega con cui ho avuto il piacere di lavorare proprio all'inizio, quando ho iniziato a lavorare come bibliotecaria, mi ha insegnato tantissimo, è stato il mio tutor quando ho fatto il tirocinio al Centro Servizi Culturali Centro Servizi Culturali di Macomer. E quindi niente, ciao, ciao Roberto.
Ciao, io ringrazio voi per l'invito e come eravamo rimasti d'accordo, devo dire una frase che mi dovete permettere di dire: complimenti per la trasmissione. Buongiorno Roberto e grazie, grazie, grazie. Benvenuto qua a Biblioboom su Sesto Network. Siamo emozionati quanto Cristina, perché la vediamo sorridente e veramente emozionata. Grazie. Sì, sì, no, come allora, ringrazio Cristina per la bellissima presentazione e per le bellissime parole. Ecco, io sì, vivo e lavoro in Sardegna, a Macomer, dove sono bibliotecario e operatore culturale del Centro Servizi Culturali di Macomer. Il Centro Servizi, insieme ad altri quattro centri presenti nell'isola, lavora nei territori e da 50 anni, in modo particolare il Centro Servizi Culturali di Macomer è biblioteca, mediateca, centro culturale. Oggi siamo diventati una piazza del sapere, perché cerchiamo di stare vicino a tutti, in modo particolare agli utenti, alle persone che vivono e lavorano nei nostri territori, dando tutti quei servizi che un centro culturale può dare. E in modo particolare, negli ultimi 10 anni, sotto la direzione del nuovo direttore Giancarlo Zocchetto, insieme a tutta la nostra squadra, perché con Giancarlo ci sono io, c'è Maria Francesca, Roberta, Antonella, Giovanni, hanno poi collaborato con noi e continuano a lavorare con noi anche se a distanza, e ci sono rimasti nel cuore Massimiliano e Mauro. Vuoi chiedermi qualcosa in particolare su quello che il centro ha fatto e fa? Sì, appunto quello che volevo chiederti, Roberto, era, come dici tu, esattamente che cos'è il centro, quali servizi mette a disposizione, e soprattutto un po' quello che stiamo chiedendo anche a tutti i nostri ospiti che intervengono un po' un giro per l'Italia, un giro per il mondo, che cosa avete fatto in particolare in questo periodo in cui nessuno può uscire e siamo noi che dobbiamo andare dai nostri utenti. Ecco, è ovvio che in questo periodo di emergenza Covid il centro è chiuso, tutti gli operatori lavorano da casa in smart working e garantiamo in modo particolare dei servizi a distanza, in primis quelli della biblioteca digitale. Noi siamo sulla piattaforma Media Lab Online per il prestito digitale già da lontano 2011 e grazie al direttore Giancarlo siamo stati i primi che in Sardegna e nel sud Italia hanno aderito a questa piattaforma digitale. Oggi in Sardegna siamo veramente tanti nella grande famiglia digitale, quindi da casa stiamo lavorando per pubblicizzare al meglio questi servizi. Abbiamo investito molto nelle risorse, negli acquisti. Da ultimo abbiamo un servizio ottimo che ha avuto riscontri molto positivi e che permette di vedere da casa con un solo click un vasto catalogo in cui attualmente ci sono 400 film bellissimi di qualità da vedere in modalità streaming like Netflix, quindi è veramente semplice. Naturalmente poi non potendo prestare i libri, non potendo prestare i film, non potendo fare la lavoratori che facciamo al centro, a cui hanno sempre partecipato adulti e in modo particolare i bambini e le scuole, abbiamo creato delle rubriche online che a cadenze fisse vanno sulle nostre pagine social, in modo particolare sul profilo Facebook del centro. Cito il magico cucchiaino e scialuppe di salvataggio. Sono degli interventi in cui tantissimi amici del centro, scrittori e non, che hanno fatto qualcosa con noi, sono venuti da noi e hanno fatto dei laboratori con i bambini e con le scuole in modo particolare, ci consigliano dei libri, ci danno degli spunti interessanti per
impiegare meglio il tempo che dobbiamo trascorrere a casa in compagnia dei libri, ma non solo dei libri, perché ci sono anche dei consigli per la visione di film. Insomma, è un modo per star vicino ai nostri utenti. Sono cose che però, dal mio punto di vista, riusciamo e abbiamo fatto molto bene quando il centro è aperto, perché quando prima dicevo siamo una grande comunità, una squadra forte, fortissima, ci vogliamo tutti bene e cerchiamo di dare il meglio di noi al lavoro e non so, beh, dobbiamo stare con le persone, interagire con le persone, perché i bisogni delle persone, culturali e non, si leggono negli occhi delle persone, si ascoltano con le loro parole. Grazie. No, ero curioso perché ieri quando abbiamo avuto il piacere, abbiamo avuto la risposta della tua, no, ieri l'altro, io sono andato e sono andato a vedere il vostro portale, perciò offrite veramente un sacco di servizi, ma mi piace questo mettere insieme biblioteca, i servizi culturali, e poi sono rimasto affascinato dei tanti laboratori che voi fate, al di là di quella che è questo momento storicamente che ci vede tutti in smart working, però ci puoi raccontare il laboratorio che secondo te è più efficace in un centro culturale? Questa è una cosa che mi incuriosisce tanto. Ah, guarda, secondo me non ce n'è uno in particolare, ma sicuramente tutte quelle cose che facciamo con i bambini, ma guarda, con i bambini, con le scuole, in tutti questi anni abbiamo fatto anche delle cose importanti e molto serie. Per esempio, noi abbiamo dato vita per anni al Festival della Legalità, quindi abbiamo parlato dei problemi della criminalità organizzata, delle mafie, di tutto quello che non va nel nostro paese, perché ci sono persone che sfruttano altre persone che uccidono per il profitto altre persone, e portare questi argomenti difficili anche ai bambini, ai della scuola primaria, ai ragazzi della scuola media, non è facile. Sono venuti da noi i testimoni di giustizia, i giornalisti, gli scrittori, Nando Dalla Chiesa, Sabina Guzzanti ha presentato il suo film, scusate non mi ricordo il titolo del film, ma datemi voi un aiuto. È un compito per i nostri ascoltatori, dovranno andare a cercarlo loro. Chiedere un aiuto da casa, vediamo se in chat qualcuno me lo scrive. Ho un vuoto in questo momento. Non fai niente. No. Comunque, ecco, guarda, secondo me noi siamo stati bravi tutte quelle volte che abbiamo fatto delle cose appartamente a La Trattativa. Il film La Trattativa, sì, grazie, sì. A Tonella, la nostra Tonella è formidabile, sempre sul pezzo. Capito? Quindi, allora, io sono convinto che parlare di cose difficili a un pubblico vastissimo, e anche bambini, in modo semplice, ma col quale poi resta qualcosa, è la cosa migliore che possiamo fare. Allora, Roberto, l'ultima cosa che ti chiederemo poi è il tuo consiglio alla lettura per la giornata internazionale del libro. Prima però volevo dire una cosa, 10 secondi. E l'altro giorno, quando abbiamo preparato questo intervento di Francesco, adesso, perché ogni tanto li prepariamo anche gli interventi, Francesco, diciamo anche questo. Cioè, ogni tanto. La diretta, Cristina e Roberto erano tutti complimenti così. L'altro giorno, sì, un litigio unico su chi aveva più film sulla piattaforma, su chi aveva più prestiti. Però vabbè. No, ma no. Ma noi vogliamo dare...
Però ragazzi, voglio litigare per chi propone cose culturali e non per chi non le propone. Perciò voglio litigare e magari sapere che c'è gente che fa più di noi. Su questo io sono felice. E soprattutto in territori diversi dai nostri. Perciò questa esperienza che ci ha portato oggi è veramente bella, bella. E grazie, perché secondo me sono stati degli spunti che possono essere anche come consiglio per chi lavora e opera sul territorio rispetto ai servizi culturali. Però abbiamo finito, ti lasciamo 30 secondi per consigliare il libro e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, 30 secondi per il libro. Io consiglio Fedeltà di Marco Missiroli, pubblicato nel 2019. Perché lo consiglio? Solo perché è scritto molto molto bene? No, perché la storia è molto bella. È una storia ambientata nei giorni nostri e forse alla fine del libro tutti noi lettori potremmo scoprire una cosa importante, che la persona che ami di più è quella che ha il maggior potere di ferirti. Buona lettura. Grazie, ciao, grazie, grazie, sei ciao, stato ciao, grazie mille. A presto, ciao, a presto. Ciao. Verrò in una prossima puntata. Grazie. Ti aspettiamo, ciao. Grazie. Un libro assolutamente da leggere è L'occhio della mente di Oliver Sacks. Un libro assolutamente da leggere è Monte di Dio, Henry De Luca. Un libro da leggere assolutamente è La concezione cristiana del mondo di Pavel Aleksandrovich Flarienski. Quando tutto ricomincerà, rimarrò sdraiata in un prato per giorni interi a respirare, semplicemente a respirare. Eccoci tornati, Francesco. C'era dentro anche un quando ricomincia tutto, ma quando ricomincia tutto va bene. Ma sì, abbiamo messo insieme anche questa cosa qua. Io adesso abbiamo un ospite, un se stesse doc. Abbiamo un libraio con noi, Giorgio Tarantola. Buongiorno, Giorgio. Buongiorno a voi. Ciao, grazie per aver accolto l'invito. Ciao. Grazie per aver accolto oggi, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Siamo contenti perché in questo periodo strano diciamo che comunque le librerie stanno facendo la loro parte, vero Giorgio? È un momento complicato, però le librerie si sono riorganizzate. Abbiamo creato un servizio nuovo che è la consegna a domicilio, al quale sinceramente all'inizio non davo grande prospettiva, ma in realtà mi ha sorpreso, perché le consegne a domicilio sono molto più alte delle aspettative. Buono, vuol dire che allora la gente, vabbè, presa un po' dallo stare in casa, presa un po' la lettura funziona. Allora, c'è un po' anche un luogo comune spesso sul mondo dei libri, che il mondo dei libri è un settore di nicchia che vende poco. In realtà, se noi guardiamo i dati di vendita dell'industria culturale italiana, il libro vende fattura sei volte tanto quanto fattura il cinema e la musica. Quindi in realtà è la prima industria culturale del paese. Ah, ecco qua, questo ci consola Helios. Sì, infatti anch'io non avrei detto un dato così importante, molto più alto, però sicuramente sì, come dici te, ci fa molto, molto piacere sicuramente. Spesso si confonde la crisi di alcuni modelli di libreria con la crisi del libro, nel senso che se noi guardiamo i libri vengono venduti un po' dappertutto, li trovi al supermercato, li trovi in libreria, li trovi all'autogrill, li trovi su Amazon, quindi ci sono mille canali di vendita che mettono in crisi alcune librerie che non stanno a passo con i tempi. Quindi la crisi di alcune librerie, dopo per esteso, viene diffusa, viene spostata sulla crisi del libro. Però in realtà il libro si vende, anche quest'anno ha avuto un tasso di crescita rispetto all'anno scorso non alto, però è cresciuto. Abbastanza importante. Invece, allora, Giorgio, so che sei impegnatissimo, ci siamo sentiti prima, perciò non vogliamo rubarti tantissimo tempo. Per questa giornata, allora, due domande. Una, Sesto cosa legge? Quali sono i libri che sono più richiesti dai tuoi acquirenti? E poi, se ci lasci con un bel consiglio di un libro che hai letto e che magari consigli come libraio.
Allora, anche due. Anche due, okay, anche allora, due, sì, certo. Iniziamo dai consigli. Due consigli di libri da leggere in questi giorni. Uno è Il treno dei bambini di Ardone, edito da Einaudi. È una bella storia, uno staccato dell'Italia dell'immediato dopoguerra che pochi conoscono. Scritto come un romanzo che si legge su un fiato, è una bellissima storia. Quindi Ardone, Il treno dei bambini, Einaudi. Invece per chi vuole evadere, che cerca magari un noir però molto intelligente, di molta testa, molto psicologico, quello di Matsumoto, La ragazza del Kyushu, edito da Delphi, anche questo è un libro molto molto bello. Quindi questi sono i miei due consigli. Quello che si sta vendendo molto a sesto, il libro più venduto del momento è una novità, che la novità è l'ultimo libro di Robecchi, I cerchi nell'acqua, edito da Sellerio. Sono dei gialli di ambientazione milanese che probabilmente in questo momento in cui la gente è a casa, un libro di piacevole lettura, di evasione, sicuramente è facile da vendere. Oh, ok. Ascolta, una curiosità, puramente così numerica, cioè in una giornata tipo questa in cui la gente deve stare a casa, più o meno quanti libri riesci a consegnare in una... In questi giorni stiamo consegnando circa 100 libri al giorno, più o meno. Ti do dei numeri, cioè normalmente una giornata di vendita normale ne vendiamo 250 più o meno, in un periodo come questo che è aprile, che non è Natale, che non è un periodo normale dell'anno, quindi stiamo vendendo più o meno il 40-50% del normale, che però se tu pensi 100 libri al giorno non è poco. Difatti il motivo per cui anche Francesco ha detto che mi ha trovato di fretta è che vendere e consegnare a casa 100 libri è molto più complesso che vendere 250 in libreria. Là in libreria, la mattina devi prepararli, sacchettarli uno per uno, andarli a portare, ti prende una giornata di lavoro dalle 7 alle 11 di sera. Allora, certo. Giorgio, allora ti lasciamo perché come d'accordo al volo, ma sei stato veramente carino ad intervenire, ad accogliere la nostra richiesta. Grazie per i consigli alla lettura e grazie per questo tempo speso per Biblio Boom. Oh, ce la farò, grazie mille. Grazie Giorgio, ciao, grazie. A voi, grazie. Ciao, buon lavoro, ciao. Un libro assolutamente da leggere è Denti bianchi di Zadie Smith. Un libro assolutamente da leggere è Il bianco e il nero di Mallory Blackman. Cercando l'onda di Christopher Wick. Un libro assolutamente da leggere è Bastava chiedere 10 storie di femminismo quotidiano di Emma. Un libro assolutamente da leggere è E venne chiamata Due cuori di Marlon Morgan. Un libro assolutamente da leggere è Tutti i nostri oggi sbagliati di Elan Mastai. Un libro assolutamente da leggere è L'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel. Un libro assolutamente da leggere è I leoni di Sicilia di Stefania Auci. Ecco qua, rientriamo su Sesto Network, sono le 11:18 e abbiamo Biblio Boom naturalmente e Elios, abbiamo l'ospite. Il momento più atteso della nostra trasmissione, il momento del super ospite, abbiamo qua ai nostri microfoni Fornaroli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Franco. Ciao Franco, benvenuto. Ciao, ciao. Franco Fornaroli, vicepresidente IBI, International Board and Book for Young Old People, e poi ce ne parlerà di questa suo grosso impegno che ha con IBI, il direttore della biblioteca di Melegnano, ma oggi qua con noi perché è uno, secondo me, dei più grandi esperti di silent book, libri senza parole. Ciao Franco e benvenuto. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere qua in diretta. Ciao Franco, allora è un piacere anche per noi. È un vero piacere. Franco, partiamo da IBI. Due parole su IBI. Abbiamo perso Franco, lo stiamo ricontattando.
vediamo se... colare, poi magari ci dovrai assolutamente per la giornata internazionale del libro anche tu consigliare uno, barra due o barra quanti ne vorrai tu di titoli, di libri, e poi se ci racconti, come diceva prima Francesco, qualcosa in più rispetto ai silent book. Allora, diciamo che la mia giornata penso che sia, come dire, molto simile a quella di molti. Diciamo che sto protetto in casa, esco giusto per l'essenziale, e l'essenziale è la spesa, andare a vedere come stanno i miei genitori e portare a loro la spesa, faccio di queste cose, e poi invece in casa, diciamo che in questo momento sono il cuoco ufficiale in casa. Grande, grande Franco, perciò esprimi la tua, la tua passione culinaria. Sì, e poi come dire, mi occupo di postare un po' di cose sulla pagina Facebook della biblioteca. Okay. In particolare cose per i bambini, dagli indovinelli. Adesso ne ho appena registrato uno che andrà oggi pomeriggio, insomma, ecco. Franco, scusa, prima quando è partita la telefonata e ti stavi riconnettendo, noi volevamo che tu parlassi di IBI, ci raccontassi qualcosa su IBI, essendo tu vicepresidente. Sì, allora diciamo che, ecco, in questo periodo ho fatto anche delle cose per IBI. Intanto abbiamo fatto dei direttori. Partono il nuovo presidente, che è Flavia Cristiano, e poi in questo momento di vicepresidenti ce ne sono due: uno sono io e l'altra è invece Della Passerelli, che è la presidente della casa editrice Sinnos di Roma. Che cos'è IBI? È un'associazione internazionale che è nata nel 1953 ed è nata proprio per occuparsi della internazionalità della letteratura per l'infanzia. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la sua fondatrice, Jella Lehmann, ma non solo lei, tutte le persone che insieme a lei hanno fondato questa associazione, si sono preoccupate di far sì che la letteratura per l'infanzia, ma la letteratura internazionale, quella di tutti i paesi del mondo, fosse conosciuta, fosse nota, e fosse nota non solo ai bambini, ma anche e soprattutto agli adulti, perché poi sono gli adulti che raccontano le storie ai bambini e che cercano di stimolare i bambini. Anche e nella scelta dei libri, anche gli adulti, anche perché scelgono i libri per i bambini, no? Perciò hanno bisogno anche di sapere quali sono gli autori interessanti, quali sono le tematiche che vengono trattate, ma nello stesso tempo quali sono i bei libri da poter sottoporre ai nostri bambini e far sì che i bambini abbiano una mente aperta, che conoscono anche le realtà di altri luoghi, che non siano solo concentrati sul luogo in cui vivono, ma sappiano anche che cosa accade in altri luoghi, in questo modo anche per, e non voglio parlare di fantasia perché mi sembra esagerato, però posso parlare di immaginazione, lasciare immaginare e immaginare che in un libro tutto è possibile, può anche essere raccontato l'indicibile. È una cosa molto interessante per me, però Franco, è per i bambini. Però Franco Fornaroli, diciamo che questo suo ultimo concetto che ha espresso lo ha ancora ricalcato di più nella ricerca, ma soprattutto nell'essere poi esperto nei consigli legati ai silent book. Franco, sì, allora partiamo dicendo che c'è un impegno di IBI rispetto al tema dei libri senza parole, che è legato alla biblioteca di Lampedusa, che è gestita da IBI Italia con una convenzione con il comune di Lampedusa, dove c'è un fondo di libri senza parole. Bisogna dire che storicamente, diciamo che saranno una decina di anni, e di questo bisogna ringraziare Deborah Soria, che è una nostra associata,
che ha fatto sì che in Italia si potesse nuovamente discutere e parlare di libri senza parole, quelli che vengono chiamati silent book, volgarmente. Ce ne consigli qualcuno, Franco? Ce ne consigli qualcuno, allora, che secondo te sono da assolutamente da avere in casa o da leggere? Beh, da avere in casa almeno bisogna avere un libro di Yela Mari. Yela Mari è stata una designer italiana di origine argentina, ha disegnato 8 libri, tutti senza parole, per l'infanzia. E questo è una cosa molto interessante, perché i suoi libri sono libri molto ragionati, sono libri degli anni 60-70, sono libri pubblicati con la casa editrice M Edizioni di allora e adesso ripubblicati da Baba Libri. Bello, bello. Franco, ma se penso a un silent book, penso a un libro semplice da leggere, però quelli che mi hai fatto vedere tu un po' di tempo fa non erano affatto semplici da leggere e da interpretare. Allora, i libri senza parole, come dire, non sono solo libri per bambini. Quando si legge un libro senza parole è come quando leggiamo un testo, cioè ci mettiamo in gioco, mettiamo insieme a quello che vediamo tutte le conoscenze che noi abbiamo. Se io vedo una cosa, so dare il nome anche a quella cosa, ma se non so dare il nome a quella cosa, cosa succede? Vado a sfogliare il vocabolario che io ho nella mia testa per cercare di rispondere a quello che vedo. Perciò, come dire, il nostro cervello è attivo quando guardiamo delle immagini, così come quando leggiamo, il nostro cervello continua a costruirsi delle immagini. In questo caso andiamo alla ricerca di parole. Sì, c'è anche un altro aspetto dei silent book. Io i primi silent book li ho visti da te alla biblioteca dei ragazzi, ed oltre appunto al fatto che di parole non ce ne sono, si presta molto, molto più attenzione ai tratti grafici, ai disegni, e alcuni sono veramente belli. Me li sono anche portati a casa per guardarmeli e riguardarmeli alcuni disegni. Ce n'era uno che adesso mi sfugge il titolo, dove erano rappresentati dei cani, dei disegni, dei tratti appunto di un cane, ed erano dei disegni fantastici. Quindi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Alcuni che mi ha consigliato Franco, che poi assolutamente li abbiamo anche presi in biblioteca, sono delle vere, secondo me, le illustrazioni, perciò quello che viene raccontato attraverso queste illustrazioni sono dei veri capolavori, sono delle vere opere d'arte. Ci sono dei tratti, dicevi tu, dei tratti, ci sono dei bianconeri, ci sono dei toni di grigio. Infatti, che si esprimono in una maniera veramente, ma giocano sulle emotività questi libri, e sono soprattutto dei libri che giocano sulla circolarità della storia e giocano anche sul meccanismo della sorpresa. Per esempio, io considero un capolavoro Professione Coccodrillo, che è pubblicato da Topi Pittori ed è stato pensato da Giovanna Zoboli insieme a Maria Chiara Di Giorgio. E come dire, è un libro fatto a quattro mani, non ci sono parole, ma ci sono immagini che parlano. E questa cosa è veramente interessante, con un percorso narrativo che si svolge tra le pagine, che veramente, non so come dire, creano un capolavoro, con una sorpresa che ci lascia poi spiazzati. Franco, ultima domanda. Era nel super lettore. Un libro che abbiamo inserito nel libretto del super lettore, Franco, questo qua. Sì. No, due domande. Una è ancora legata le due domande e le due tue professionalità. L'ultima domanda è: ultimo libro che hai letto e se lo consigli? Allora, vi dico il libro che sto leggendo. Vai. No, per chi ha voglia, ma perché ogni tanto io mi diletto di questa cosa, può sembrare sciocco, ma sto rileggendo L'Isola del Tesoro.
Ah, l'Isola del Tesoro, bellissimo. Sì. Sono arrivato al momento in cui Jim ha tagliato la fune dell'ancoraggio. Ok. Quindi sono lì in quella fase. Sono. Okay. Perché questa cosa? Perché in questo periodo, non so, mi ha ricordato, ho pensato a Ugo Prato, ho pensato ad una serie di titoli che hanno a che fare con l'Isola del Tesoro, e allora me lo sono andato a rileggere, insomma. Ok. Franco, invece l'altra domanda, che è l'ultima e poi ci salutiamo, cosa preparerai oggi per pranzo? Devo dirti la verità, non ci ho ancora pensato. Ah, no, no, ma sai che i cuochi dalle 7 iniziano a smaltire. Farò una pasta. Ah, una pasta perché è qualche giorno che non mangiamo pasta. Ok, allora grazie, abbiamo avuto il piacere di avere ospite oggi qua a Biblioboom Franco Fornaroli, direttore della biblioteca di Melegnano, vicepresidente IBI Italia, ma esperto di Silent Book. Perciò se vi capita quando tutto ricomincerà, se vi trovate davanti ad un Silent Book, sfogliatelo, vedrete che lì c'è un sacco da leggere, anche senza parole. Ciao Franco, grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti gli ascoltatori. A presto, ciao. Ciao. Un libro assolutamente da leggere, Feroci Invalidi di Ritorno da Paesi Caldi, Tom Robbins. Un libro assolutamente da leggere, Preghiere per un amico di John Irving. Un libro assolutamente da leggere è Il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes. Un libro assolutamente da leggere è L'arte di ascoltare i battiti del cuore di Jean-Philippe Sandker. Un libro assolutamente da leggere è Quintetto di Buenos Aires di Manuel Vázquez Montalbán. Un libro assolutamente da leggere è Venne chiamata due cuori di Marlo Morgan. Buona lettura. Un libro assolutamente da leggere è senz'altro L'Odissea. Un libro assolutamente da leggere è Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Un libro assolutamente da leggere è Ritratti del desiderio di Massimo Recalcati. Un libro assolutamente da leggere è Il profeta di Gibran Khalil Gibran. Un libro assolutamente da leggere è Fiocca la neve di Altan. Elios! Che dire, ce l'abbiamo fatta a consigliare una valanga di libri, mettiamola così. Ne hanno da sbizzarrirsi i nostri ascoltatori adesso. Un po' di libri, no, volevo tornare un secondo e poi va bene, chiudiamo, perché oggi abbiamo sforato ma poco e di questo... No, oggi siamo stati bravissimi. Siamo stati bravi. Tornare ai classici, come diceva Franco... Anch'io sto rispulciando Il giro del mondo in 80 giorni e devo dire che rileggerlo dopo un po' di tempo lo trovo nuovo, lo trovo bello, lo trovo, come dire, restyling, c'ha un restyling, anche se il libro è sempre uguale. Sarà il punto di vista che cambia? È un'occasione questa per andare a leggere libri che magari eravamo stati costretti anche a leggere un po' ai tempi della scuola, e quindi li avevamo letti con un determinato spirito quasi di ribellione, quando i libri erano brutti a prescindere. Adesso magari li si possono leggere con un occhio diverso e imparare qualcosa di più, di diverso sicuramente. Sì. Il punto di vista è fondamentale. Volevo dire l'ultima cosa, sto leggendo, sono quasi alla fine, questo bellissimo giallo di Olimpio Talarico, Cosa rimane dei nostri amori, edizione Aliberti. Bello, mi sta piacendo, faccio fatica a finirlo perché ho timore poi di non trovare qualcosa che possa sostituirlo, cioè perché mi sta veramente piacendo tanto. Questo è quello lo puoi rileggere poi. Ah, tu dici che però se vai, sai, i gialli, una volta che tu arrivi alla soluzione del... va bene, allora Elios, salutiamo dicendo che venerdì... Sì, venerdì non,
Non ci ascolterete in diretta, ma ci ascolterete con una replica, sorta di replica, nel senso che martedì, l'ultimo martedì scorso, la trasmissione è andata in onda per pochi minuti, per 10 minuti appena. Poi ci sono stati dei problemi tecnici, comunque noi siamo andati avanti a registrarla, abbiamo intervistato tutti gli ospiti che erano in scaletta e quindi abbiamo pensato venerdì di prenderci un momento di pausa e per dare l'occasione di riascoltare la puntata di martedì, puntata che era dedicata anche a un grande scrittore scomparso settimana scorsa, ovvero Sepulveda, quindi ci sembrava carino e doveroso riproporre e dare la possibilità di ascoltarla anche ai nostri amici. Perciò domani, venerdì, dalle 10.30 ascolterete la puntata registrata martedì. È una replica, ma è bello. Ok. Sì, infatti, domani venerdì replica, sabato 25 aprile, buon 25 aprile a tutti, e noi poi torniamo il martedì prossimo. Martedì prossimo. Sempre sugli stessi canali. Con novità pazzesche. Noi ringraziamo tutti coloro che si affacciano a questa trasmissione non solo ascoltandoci ma anche dando contributi importanti per renderla secondo noi così, così bella. Perciò ringraziamo le nostre colleghe e tutti coloro che hanno contribuito a rendere importante anche questa giornata, che è la giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore. Ciao Francesco, ti auguro buon weekend anche a te e alla prossima.